Domanda difficilissima, con un termine solo, quindi? E quindi bisogna andare avanti su questa strada con gradualità, realismo e rispetto per le persone, perché si dimentica troppo spesso l'aspetto sociale della transizione, che anche che il fatto che questa transizione deve diminuire le disuguaglianze sociali, non deve aumentarle. Si pensa di perdere dei posti di lavoro e di acquistarne degli altri, ma quelli che perdono il posto di lavoro non sono le stesse persone che li riacquistano di solito? No, beh, ci possono essere dei processi di riqualificazione della forza lavoro, cioè, però se abbandoniamo, come diceva il professor Cipollone, rapidamente l'industria del motore a scoppio, perdiamo da 1 milione a 2 milioni di posti di lavoro nel mondo e ne riacquisteremo 400-500 mila. Si può fare qualcosa subito? Ma certamente sì. Ma certo, il ragionamento che abbiamo fatto in questa tavola rotonda, diciamo, è un ragionamento da macrosistema, no? È chiaro che la transizione energetica è un processo lunghissimo, lungo, necessita di stabilizzare le tecnologie necessarie per poterla fare. È evidente che l'energia del futuro sarà non quella basata sul fossile, lo dice l'accordo di Parigi, lo dicono, diciamo, indicazioni e prescrizioni della comunità che sono ormai accreditate e credibili. Le transizioni, lei l'ha detto, quanto sono lunghe di solito? Le transizioni di sistemi economici e sociali durano anche secoli, le transizioni tecnologiche durano alcuni decenni, non meno di un secolo, quindi tutta questa fretta è spropositata, serve solo degli interessi economici dominanti. Per esempio quelli francesi, diceva? Delle imprese capitalistiche, cioè c'è il capitalismo, quello che la gente dimentica, sembra di vivere in un mondo, c'è il capitalismo, lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Ma tra pochi anni che si potrà ottenere? Pochi, nulla, nulla? Ma ci saluta così, nulla, proprio nulla.